ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di cosa? Di JoJo, delle bizzarre avventure di JoJo. Perché? Perché me l'avete consigliato voi su Facebook e allora ho detto, vabbè, ci sono anche altri consigli interessanti su Facebook, altri due, vabbè, non moltissimi, però molto interessanti, li tengo da parte. Però come prima cosa, ecco, volevo fare questo video che mi è sembrato quello più immediato da fare, dai. Parliamo quindi di JoJo, in particolare delle serie che ho letto finora. Ho letto la prima serie, la seconda e la terza, sono arrivato al quarto volume, mi sembra. E parliamo quindi delle mie prime impressioni, diciamo, impressioni sulla prima serie, la seconda, e le prime impressioni sulla terza. La prima serie, Phantom Blood, mi ha stupito particolarmente per il fatto che sia riuscita a piacermi nonostante non avessi, diciamo, nessuna aspettativa a riguardo. Ovvero, io, senza dire nulla, senza aver nessun pregiudizio sul fumetto, lo comprai. Cioè, in realtà qualche pregiudizio ce l'avevo, però ovviamente, visto che è un fumetto che non ho mai letto, non mi sarei azzardato, ecco, a sparare un parere su YouTube, quindi non ho mai detto niente a voi in particolare, perché appunto prima di giudicare un fumetto bisogna leggerlo. Però io avevo, diciamo, qualche sospetto che probabilmente non mi sarebbe piaciuto, siccome, da come me lo descrivono in molti, teoricamente non era un genere di fumetto che a me piace particolarmente. Io di solito preferisco fumetti un po' alla Urasawa, quindi misteri, trame intricate, più discorsivi, ecco, mentre questo mi sembrava, come appunto ne parlavano, che incentrasse tutto sulle mazzate, ecco, che di bello avesse solo le mazzate, che il JoJo fosse le mazzate. E invece mi ha stupito particolarmente perché JoJo è molto più delle mazzate, che ci sono anche le mazzate, che sono belle, sono bellissime, però in particolare il primo volume mi ha stupito particolarmente perché, oltre ad avere le mazzate, ha anche una trama interessante, soprattutto il primo volume, che il primo volume della prima serie è quello che mi è piaciuto di più della prima serie di Phantom Blood, della serie Phantom Blood. Il volume che mi è piaciuto di più è proprio l'uno, perché si vengono presentati un sacco di personaggi interessanti: il Lord Joestar, JoJo, Dio Brando, e soprattutto ci viene mostrata la storia, che per certi versi possiamo quasi trovare tragicomica, di come viene adottato Dio Brando dalla famiglia Joestar. Ci vengono mostrate le loro rivalità man mano che crescono, quel bastardo di Dio Brando da fuoco al cane, ed è, tra l'altro, piccola parentesi, in questo video ci saranno spoiler, ecco, ovviamente, perché parliamo delle serie, quindi ci saranno spoiler, quindi scusate per il cane, però è troppo tardi per quello ormai, però ora siete avvertiti. Quindi la trama è molto interessante, è bellissimo vedere il, diciamo, rapporto d'odio, di rivalità tra Dio Brando e JoJo. JoJo non è che odi Dio Brando, è più Dio Brando che odia JoJo. JoJo poverino non può farci una sega e Dio Brando è uno stronzo. Comunque è veramente interessante perché sei curioso di sapere cosa succederà dopo, come andrà a finire la loro storia, come si concluderà il loro rapporto, comunque come si evolverà nel tempo. E soprattutto, una volta scoperta la maschera di pietra, quando tu vedi già la maschera di pietra hai già intuito cosa accadrà nella serie, perché ovviamente è una serie degli anni 80 e segue delle linee ben precise, è uno schema shonen ben preciso che abbiamo già visto in altri manga, no, non solo nuovi, ma nuovi per forza, perché si ispirano a questo, ma manga ancora più vecchi di JoJo hanno una linea, una struttura, diciamo, molto simile. Ci sono i due protagonisti, diciamo, il buono e il cattivo, JoJo, Dio Brando, gli aiutanti, l'amata del buono, vabbè, diciamo che la struttura un po' di tutti i fumetti, ma non solo i fumetti, le storie di questo tipo. E quindi è una struttura che tu sai già come si evolverà, sai già che la maschera di pietra verrà presa da Dio Brando per ammazzare tutti. Però nonostante questo, appunto, è molto interessante, perché nonostante segua queste linee prestabilite, queste linee già conosciute, lo fa bene. Quindi è vero che mi interessa contestualizzarlo all'interno del suo genere d'appartenenza, all'interno dell'epoca in cui è uscito, perché forse al giorno d'oggi è leggermente invecchiato. Infatti mi è piaciuto particolarmente il primo volume, il secondo e il terzo un po' meno in generale, tranne i particolari colpi di scena, perché i combattimenti sono un po' più normali, tra virgolette, perché non sono normali, però sono un po' più normali rispetto a quelli che verranno dopo, nelle serie successive. Poi ovvio che c'è quando lancia la rosa nell'occhio, vabbè, là i limiti dell'assurdo, dell'ignoranza più totale, ignoranza in senso buono. Però forse è leggermente invecchiato male, un manga molto anni 80, anche lo stile di disegno è molto, uno stile di disegno che a me non piace particolarmente, con queste linee molto spesse, molto grosse, le proporzioni sballate, ma non sballate come nelle serie dopo, in cui sono volutamente sballate perché erano dei personaggi assurdi, ma sballate proprio perché, sono sballate e basta, anche dove non servirebbe. Però almeno i combattimenti sono tutti abbastanza comprensibili, interessanti,
E bene o male è una serie comunque che si mantiene su buoni livelli fino alla fine. Appunto il secondo e il terzo volume nei combattimenti non mi sono piaciuti particolarmente, però hanno dei bei colpi di scena, come soprattutto il finale, che sinceramente non mi aspettavo un finale del genere, in cui il protagonista muore. Anche perché io prima di cominciare a leggere JoJo non sapevo niente, nulla. E quindi in generale diciamo che la prima serie di JoJo secondo me è un buon punto per iniziare, perché si è piaciuta persino a me, che non amo particolarmente il genere, anzi diciamo quasi per nulla, poco, pochissimo, salvo rare eccezioni. Vuol dire che può piacere un po' a tutti gli amanti del genere di combattimento, perché se piace persino a me, che non apprezzo particolarmente questo genere, se voi invece amate il genere di mazzate no sense o comunque mazzate tra personaggi overpower strapompati, allora vi piacerà sicuramente anche la prima serie. Ovviamente non è detto, però secondo me potrebbe piacervi. Io a questa serie do un voto di 7, così per dare anche un po' i voti, per farvi capire un po' la relazione tra le altre varie serie con i voti che darò alle altre serie. Andiamo con la seconda serie, che è Battle Tendency, o il volume 2, perché l'uno non so dove l'ho infilato, ma va bene lo stesso, non c'è problema. Battle Tendency è ancora più stupefacente di Phantom Blood, ma molto 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 di più. Appena si comincia a leggere Battle Tendency si avverte subito il cambiamento. Mentre la prima serie è bella, simpatica, invecchiata un po' male, però comunque si mantiene su buoni livelli, la seconda è tutta un'altra storia. La seconda ha dei personaggi molto più carismatici. Anche il protagonista, diciamo che il primo JoJo, Jonathan, sarebbe JoJo, perché in giapponese Jonathan Joestar, ma fanculo, io dico JoJo che mi piace di più e siamo tutti contenti. E Jonathan era un personaggio un po' più stereotipato, ecco, il tipico personaggio che vediamo molto spesso in molti manga. Invece Joseph è un personaggio già più complesso, un po' più particolare, un po' più originale, migliore, sicuramente, secondo me, migliore di Jonathan. Soprattutto, però, qual è il vero cambiamento che io ho riscontrato tra Battle Tendency e Phantom Blood? Tra Phantom Blood e Battle Tendency? Il fatto che mentre in Phantom Blood ci sono due personaggi importanti, caratterizzati un po' meglio degli altri, che sono Jonathan e Dio Brando, gli altri sono tutte spalle secondarie, Rina, Lord Joestar o comunque cattivi, sono sì personaggi fatti bene, però sono personaggi secondari, molto secondari. Mentre in Battle Tendency ci sono molti più personaggi, non dico non sono tutti personaggi principali, però sono molto più importanti anche i personaggi secondari rispetto a Phantom Blood. Ah, e in Phantom Blood c'era anche Zeppeli ovviamente, quindi diciamo tre personaggi. In Battle Tendency, oltre a JoJo, oltre a Zeppeli, c'è anche Lisa, ci sono tutti e tre i cattivi ispirati a nomi di gruppi musicali. Adesso mi viene in mente AC/DC, che vabbè, chiaramente ispirato a AC/DC, ecco, lo dice il nome stesso. Però Hiroi Karaki, grande, grande stuzzicatore, che ci mette queste piccole perle, queste piccole cosine che ti fanno sfrizzicare il barbaticchio, e quindi ci provi gusto a leggere quando trovi tutte queste citazioni interessanti, perché diciamolo, Hiroi Karaki è il maestro delle citazioni. Già solo nelle prime tre serie che ho letto ne ho trovato un casino, in senso buono ovviamente. Quindi in Battle Tendency ci sono molti più personaggi, molto meglio caratterizzati, molto più originali e soprattutto che hanno molta più importanza all'interno della storia. I combattimenti diventano ancora più ignoranti, ma pesantemente anche, sono imprevedibili, assurdi, completamente assurdi, e le bizzarre avventure di JoJo, dopo tutto si chiama il manga, e soprattutto intrattengono persino me, appunto, che non amo particolarmente le mazzate, quindi vuol dire che credo voglia dire che si siano fatte bene. La storia è interessante, molto più complessa del primo Phantom Blood, vabbè, la maschera di pietra, il cattivo, vuole sconfiggere il buono e via. Invece in Battle Tendency sì, c'è buoni e cattivi, però la cosa è molto più complessa. La trama in sé è molto più complessa, non tanto diciamo, come posso dire, lo scheletro della storia, perché lo scheletro della storia è lo scontro tra il bene e il male, lo scontro tra i buoni e i cattivi e soldi mazzate. Però è come viene sviluppata questa storia, e viene sviluppata appunto in modo molto più complesso rispetto a Phantom Blood. Quindi la seconda serie per me è veramente molto bella, fantastica. Zeppeli è un personaggio incredibile, la sua morte è teatrale, incredibile, allucinante, bellissimo, e tutto il resto. E a Battle Tendency do un voto di 8. Passiamo poi alla terza serie, che è Stardust Crusaders. Wow, fuori dalla busta, incredibile. No, non è che l'ho tolta, è che era già fuori dalla busta, altrimenti col cavolo che avevo voglia di toglierla con il tempo che ci vuole. Di Battle Tendency appunto ho letto, adesso che ci guardo bene, 3 volumi,
però diciamo che bastano per dare una prima impressione. E la prima impressione è che c'è stato un ulteriore rinnovamento da Battle Tendency a Stardust Crusaders, al pari del rinnovamento che ho riscontrato da Phantom Blood a Battle Tendency. Ovvero, cosa cambia di così grosso in Stardust Crusaders? Vabbè, chi l'ha letto lo sa, ma ci sono gli stand. E gli stand, che in realtà ancora devo capire bene cosa sono, cioè ho capito in generale cosa sono, le proiezioni del corpo, delle specie di, come posso dire, di poteri che si manifestano sotto forma, sotto varie forme, e che dipendono totalmente dal portatore di stand, che a sua volta dipende dallo stand. Ecco, se muore lo stand, muore il portatore. Vabbè, in generale abbiamo capito, però da dove derivano tutte queste cose qua, cosa sono effettivamente, ancora non si è capito. Ah, tra l'altro in JoJo, ovviamente, mi sono dimenticato una delle cose più importanti, ci sono le onde concentriche, sia nella prima che nella seconda serie, che sono forse spiegate un po' male, non ho capito benissimo come funzionino, e ovviamente io sono un po' tardo, però in molti ho visto che non hanno capito come funzionano, quindi effettivamente penso che sia un problema proprio del manga, che non lo spiega abbastanza bene, o forse neanche Araki ne aveva un'idea, o voleva lasciare la cosa un po' sul misterioso. Fatto sta che in Battle Tendency le onde concentriche non scompaiono, ma passano in secondo piano, passano in primo piano appunto gli stand. Gli stand portano le battaglie ad un livello superiore, perché diventano molto più imprevedibili, molto più interessanti e soprattutto molto più originali e diverse tra loro. Cioè, in pratica non troverete una battaglia uguale all'altra in Battle Tendency, ogni portatore di stand è diverso, ha una sua specialità, ha una sua determinata, ha un suo determinato stile di combattimento, e quindi rende gli scontri sempre interessanti. Poi in Battle Tendency c'è questa particolare struttura della storia a viaggio, è un viaggio la storia, quindi è molto interessante, perché a me piacciono le storie dove i personaggi tipo partono da un punto A e devono arrivare al punto B attraversando mille pericoli, bla 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 bla, un po' come era all'inizio di Dragon Ball. E è una storia a viaggio, appunto, partono dal Giappone per arrivare in Egitto, ovviamente sono negli anni 50-60, potrebbero andarci in aereo, l'aereo viene distrutto e vanno a piedi, bla 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 bla, e lo sapete già, se l'avete letto. E durante questo viaggio incontrano un sacco di nemici, un sacco di portatori di stand, appunto tutti diversi tra loro, alcuni veramente imprevedibili come il tipo sulla nave, la scimpanzé, il gorilla, e altri addirittura inquietanti. Come il portatore di stand, quello che, ovviamente i nomi ragazzi lo sapete già se mi seguite, però comunque quello che ha due mani destre, lui è veramente inquietante in certi punti, perché tutto lo vedi arrivare da dietro nello specchio, ma poi quando ti giri non c'è più. Wow, e lì è un po' di inquietitudine, vabbè, ormai è diventato un marchio di fabbrica, un po' di inquietudine la metteva, ecco. Però riesce ad essere appunto in certi punti un po' inquietante, mentre in altri molto divertente, due pagine dopo, perché è un manga anche spiritoso, pieno di battute, ma allo stesso tempo profondo e serio. La storia di Polnareff, mi sembra, Polnareff, credo che si dica in francese, Polnareff, che cazzo ne so come si dice, e di sua sorella, è lui vero, no? Quello con la sorella che è stata stuprata e uccisa, mi sembra di sì. Ad ogni modo è una storia molto interessante, strappalacrime, commovente, e allo stesso tempo riesce anche a essere però divertente questo manga. Quindi per ora mi sta piacendo molto, ovviamente sono al numero 3 da un sacco di tempo, perché al di là che mi piaccia molto non ho il tempo materiale per leggerlo, e poi vado molto lentamente a leggere perché sto leggendo tante serie diverse, cioè, con piacere, però ne sto leggendo tante diverse, quindi con calma lo leggerò tutto, anche perché quando un manga mi piace me lo voglio far durare nel tempo, non lo voglio finire in due giorni che dopo mi sale la depressione perché l'ho finito. Quindi ci metterò ancora un bel po' a leggerlo, poi quando magari avrò finito Battle Tendency e la serie successiva, che mi sembra che sia Diamond is Unbreakable, ve ne parlerò in un altro video ancora, nella seconda parte di questo video. Per ora è finito, ci sarebbe magari anche altro da dire, però sto video credo sia già durato 18-19 minuti, quindi può bastare. Spero che vi sia piaciuto, in caso sia così vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale in caso non foste ancora iscritti. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!